Temperature bollenti, afa, umidità, caldo record. In Europa due vittime in Spagna, nel nostro paese sono 16 le città da bollino rosso. Carlotta Mannu, poi Giacomo Segantini. Oggi la giornata peggiore, ma è anche la fine di questo grande caldo, forse? Sì, effettivamente già da stasera dell'aria più fresca arriverà sul nord-est e farà diminuire le temperature. Per domani questa diminuzione si estenderà a tutto il paese e dovremmo avere almeno 4 o 5 gradi in meno rispetto a oggi o rispetto ai giorni scorsi. Ancora afa, ancora umidità intorno ai 40-45%, risultato quando i termometri raggiungono i 40 gradi noi ne percepiamo 4-5 in più. Oggi sono ancora molte le città dove il caldo è insopportabile. In attesa che le temperature rientrino nelle medie stagionali, oggi dobbiamo fare i conti con l'emergenza legata alla seconda ondata di calore dell'estate 2019. Tra le situazioni più critiche a Milano, dove è super lavoro nei pronto soccorsi, soprattutto anziani cardiopatici, ma anche disagi per molti cittadini a causa dei blackout temporanei alla rete elettrica, molte le richieste di soccorso al 118. C'è una sproporzione tra i mezzi che siamo riusciti a mettere in campo e le richieste, che sono veramente tante. Da domani, timide corrente di aria meno calda, ma si tratta di una breve tregua. I termometri riprenderanno a salire da lunedì e non ci saranno variazioni fino al prossimo weekend. Ogni zampillo d'acqua un'oasi, ogni cono d'ombra un riparo. Anche alla Spagna, paese abituato alle alte temperature, quest'ondata d'aria africana pare davvero troppo. Qui le prime due vittime, colpo di calore, un 17enne a Cordoba e un 80enne a Valladolid. Il caldo colpisce ovunque. Vicino a Tarragona, uno dei peggiori incendi che la Catalogna abbia mai subito, ha già divorato 6.500 ettari di boschi. Al di là dei Pirenei ci si difende come si può, annaffiando i bambini come si fa con le piante e scegliendo la notte per andare al parco. La Francia prende la minaccia seriamente, memore del caldo killer che nel 2003 uccise migliaia di persone. L'attuale ondata ha frantumato decine di record di calore per il mese di giugno, 4 dipartimenti in allerta rossa, previsti oggi 45 gradi. Dalla Germania alla Croazia, dall'Olanda alla Grecia, l'Europa boccheggia. Un fenomeno assolutamente coerente coi cambiamenti climatici, dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. E non è che l'inizio, le prossime ondate saranno più intense e più lunghe.